Prima di raccontarvi il sogno, ci guardiamo qualche immagine delle passeggiate che ho fatto in mezzo alla natura. Ecco, energie che spesso mi spingono a passeggiare in posti simili. Tante volte non so bene spiegare il motivo. Mezza idea ce l'ho, ma mezza, ma non completa. Io ci vado perché so che è giusto e quindi proseguiamo col percorso e vediamo sempre cosa succede. E d'altronde di tanto in tanto vedo sui filmati che capitano cose curiose e quindi io sono curioso e curiosiamo a vedere cosa succede anche oggi. Ecco qua un po' di fragole, un po', anzi parecchie, qua che crescono libere in mezzo alla natura, in mezzo al verde. Qua le sta inquadrando qualcuna. Facciamo vedere, sì. Anche qua. Che a volte penso, qua ce ne sono tantissime, qua in mezzo al verde, e dico, potrebbero esserci anche fuori da casa mia, fuori da casa tua, potrebbero esserci tutto questo verde, tutte queste fragole o altre cose belle che si possono mangiare. E invece purtroppo non ci sono, perché a causa della disposizione di, a parte che ci sono anche troppe case, forse anche sprecate, adesso non lo so. Ma beh, il mio pensiero è che sarebbe bello uscire di casa e dico oggi invece che andare dal fruttivendolo a comprare le fragole me le prendo dal giardino. Queste non sono state coltivate, eppure crescono. Così sarà un sognatore, sarà un pensiero un po' da sognatore, però mi vengono in mente ogni tanto pensieri del genere. Si potrebbe anche fare, bisognerebbe cambiare qualcosa. Vabbè, era un'idea insomma. E penso e rifletto e dico e sento, sono qui per un motivo, quindi a prescindere dal perché è giusto che sia qui. Logico, no? E dopo determinate passeggiate che ho fatto, con meditazione anche fatta in mezzo al verde, e la notte successiva ho fatto un sogno che al risveglio mi ha lasciato una certa allegria, perché in questo sogno ho incontrato Davide Russo Diesi. E ci siamo incontrati in amicizia, come si fa tra di amici quando ci si trova. E siamo andati a passeggiare in mezzo a degli alberi, in collina, poi siamo andati in spiaggia, un luogo che sembrava fosse Lignano. E così io gli ho chiesto a Davide come andava con la sua missione, come stava lui, eccetera, e lui mi ha risposto che è impegnato nel realizzare assieme ad altre persone, nel realizzare dei macchinari, praticamente una tecnologia nuova che servirà ad uso domestico e servirà a sostituire degli apparecchi che adoperiamo di uso quotidiano e sostituirà questi che sono vecchi praticamente. Lui sta progettando, sta collaudando questi nuovi macchinari. Che io ho la sensazione che riguardi, questa è sensazione mia però, ho la sensazione che questi macchinari abbiano a che fare col motore magnetico, quindi
ecologici praticamente. E così, e lui mi raccontava che si sta segnando tutti gli appunti precisi, a livello anche di progetto, affinché quando ritornerà qua in Italia, riuscirebbe a ricostruire esattamente questa tecnologia, questi macchinari, proprio perfettamente e che funzionano meglio possibile, insomma. Ecco, questo è quello che ricordo del sogno, di questo viaggio astrale, curioso e interessante, che poi mi sono svegliato allegro dell'evento accaduto.